Amici di Udinese TV, un saluto a tutti da Davide Zanirato, buona serata a tutti. Rifaccio. Amici di Udinese TV, un saluto a tutti da Davide Zanirato, siamo a Santa Croce, frazione di Trieste, per la gara di semifinale di Coppa Italia Friuli Venezia Giulia, di fronte il Vesna e la Gemonese, partita secca, eventualmente tempi supplementari e calci di rigore per decidere chi andrà in finale il 6 gennaio prossimo a contendersi il trofeo contro l'altra vincente della sfida tra Carlins Muzzana e Tor Viscosa. Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo qui allo stadio comunale di Santa Croce, il Vesna nella classica maglia blu, risponde la Gemonese con la tenuta totalmente rossa. Andiamo a leggervi le formazioni che scenderanno in campo. Per il Vesna tra i pali Francesco Zucca, quindi Goran Kerpan, Gianluca Potenza, Riccardo Male, Lorenzo Toffoli, Dian Avvic, Stefano De Napoli, Marco Marocco, Albert Kerpan, Sasa Bosicic e Cristian Menichini. In panchina con mister Luigino Sandrin a disposizione Daniel Markovic, Minie Puric, Pietro Tuan, Simone Francioni, Marco Disnan, Nicolas Inchiostri e Nicola Venturini. Risponde la Gemonese con Omar Tusini tra i pali, quindi Matteo Casarsa, Massimiliano Zuliani, Luca Ursella, Simone Bortolotti, Simone Persello, Lorenzo Venturini, Peter Kalin, Marco Nardi, Jonathan Tocchetto e Luca Scubla. In panchina con mister Fabio Pittilino siederanno con il 12 Emiliano Conchin, quindi Yuri Marcon, Simone Collini, Michael Mansutti, Matteo Rigo, Matteo Londero e Alex Del Riccio. Arbitrerà l'incontro il signor Alessandro Cipolla della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti Luca Marcuzzi e Marco Minutello. Ora le formazioni si stanno preparando per scendere e schierarsi sul terreno di gioco, quindi poi ci sarà il fischio d'inizio del direttore di gara, foto di rito qui al comunale di Santa Croce, una partita molto sentita dalle due formazioni. Ricordiamo che il Vesna è il detentore del trofeo regionale che conquistò appunto a gennaio nella finale di Manzano contro il Fleibano, la vittoria per 2-1, vittoria che permise alla formazione di mister Sandrin poi di accedere alla fase nazionale venendo fermata solo ai quarti dal Sanremo. La Gemonese invece arriva a questo incontro forte di un ruolino di marcia in campionato di tutto rispetto, la formazione di Pittilino è l'unica ancora imbattuta del girone di eccellenza e reduce appunto dalla vittoria domenica contro il Lignano per 3-0, quarta vittoria di fila per i ragazzi di Gemona che ora sono al secondo posto della graduatoria del campionato di eccellenza, quota 25 punti assieme al Fontana Fredda, dietro solo al Tiarlins Muzzana, quota 32. Per quanto riguarda invece il Vesna, intanto è partita la gara con il calcio d'inizio, la Gemonese che lancia avanti la prima palla, poi il colpo di testa di Kalin che non arriva a destinazione, ora il Vesna che prova a impostare la sua prima azione offensiva con il numero 9 Albert Kerpan che prova a scendere sulla fascia, fermato dalla difesa della Gemonese che ora appunto prova a rilanciare in avanti, palla deviata dall'attacco di Kerpan che finisce in fallo laterale, quindi prima rimessa laterale per la formazione gemonese, come detto in maglia rossa, attacca da destra a sinistra dei nostri teleschermi, la Gemonese ci prova in avanti con Nardi e Tocchetto, ma la palla viene messa in fallo laterale, ora si riprenderà appunto con una nuova rimessa, siamo sulla fascia di sinistra, la palla tra le mani di Massimiliano Zuliani che lancia lungo a cercare appunto il compagno di squadra Tocchetto, ma respinge ancora la difesa del Vesna, ancora la Gemonese che riguadagna la sfera a centrocampo, ancora il Vesna che prova a ripartire, si continua a rimbalzare tra le due formazioni la sfera all'altezza del centrocampo, poi ci prova adesso la Gemonese ancora con Tocchetto che non serve
nel modo corretto Zuliani, e poi ancora la sfera che ritorna in possesso della formazione di mister Pittilino. Ancora il lancio lungo, si continua a insistere sulla fascia di sinistra, il Venna però rilancia in avanti con Kerma che prova a domare la sfera, la rimette in mezzo, ma ancora Kalin che la riconquista, lancio lungo a cercare ancora Tocchetto, palla che però si spegne di nuovo in fallo laterale e quindi ritornerà in possesso del Vesna. Ricordiamo che le due formazioni sono arrivate a questa semifinale, il Vesna imponendosi nel primo turno per 4-0 e 2-2 contro l'Itala San Marco di Gradisca, e poi ai quarti la vittoria per 1-0 sul Lumignacco. Invece la Gemonese si era imposta nel primo turno contro il Lignano vincendo all'andata per 1-0, al ritorno per 2-0, e poi ai quarti imponendosi per 4-0, un rotondo 4-0 contro il Tricesimo. Si è ripreso intanto a giocare, la rimessa del Vesna, ancora la Gemonese che riconquista, e lottano il numero 4 Male e il numero 9 Nardi, ma la palla finisce tra le mani del portiere del Vesna Zucca, che prova dunque a far ripartire i suoi, sistema la formazione di mister Sandrin, decide di mettere la palla a terra al portiere Zucca, lancio lungo che arriva oltre il centrocampo, prova a conquistarla Kerpan, Albert Kerpan, palla ritorna ancora in possesso della formazione di Santa Croce, finisce in fallo laterale, ancora la sfera tra le mani del giocatore della Gemonese, siamo sul settore di destra, rimessa laterale a cercare ancora l'affondo per la formazione gemonese, ancora il Vesna che continua a cercare di impostare la propria manovra offensiva, Bosicic perde la sfera, viene recuperata dal numero 11 della Gemonese, Skubla che trova Tocchetto a centroarea, prova ad incunearsi Tocchetto e guadagna un calcio di punizione da posizione interessantissima, siamo al limite dell'area, al fallo con il giocatore della Gemonese, Tocchetto ancora a terra, ora si rialzerà, vedremo se sarà proprio lui a battere questo calcio di punizione che potrebbe appunto definire la prima vera occasione del match per la Gemonese. Siamo intanto al terzo minuto di gioco e 30 secondi, vediamo intanto che il direttore di gara va a sincerarsi delle condizioni del numero 10 del Vesna Bosicic, infortunato nell'azione precedente, vediamo il direttore di gara che consiglia al calciatore della squadra di casa di farsi vedere dal massaggiatore a bordo campo, intanto si sistemano i giocatori del Vesna, si attende appunto la definizione del punto di battuta di questo calcio di punizione, vediamo che la sfera viene sistemata dal numero 8 della Gemonese, lo specialista Peter Kalin, il direttore di gara, il signor Cipolla, mette la barriera del Vesna a distanza, quindi poi si potrà procedere al tiro a questo calcio di punizione per la Gemonese. Si attende solo il fischio del direttore di gara sul pallone appunto Peter Kalin, è tutto pronto, ecco il fischio del direttore di gara, la conclusione di Kalin a girare, la palla che lambisce l'incrocio dei pali e si spegne sul fondo, primo pericolo per la porta del Vesna, difesa da Zucca con questo calcio di punizione a girare di Peter Kalin, lo specialista dicevamo per la Gemonese dai calci piazzati, si riprenderà dunque con un rinvio dal fondo, il portiere di casa Zucca sistema la sfera mentre le due formazioni si risistemano a centrocampo. Siamo giunti al quinto minuto di gioco, ancora 0-0 qui al comunale di Santa Croce tra il Vesna e la Gemonese in questa semifinale di Coppa Italia Friuli Venezia Giulia. Nel frattempo è la formazione di casa in maglia blu che prova a ripartire sul settore di sinistra con il numero 3 Potenza, la palla che arriva al compagno di squadra, ancora Potenza che alza la testa, prova a cercare un compagno a centro campo, e ancora il Vesna che prova a incunearsi con il numero 4 Riccardo Male, ma la Gemonese recupera la sfera e prova a ripartire in contropiede con il numero 9 Nardi. Nardi viene fermato dalla rimonta di un difensore del Vesna, ancora la formazione ospite che guadagna una rimessa laterale per quanto riguarda appunto la Gemonese, ancora Zuliani ad incaricarsi della rimessa, palla lunga a cercare ancora Tocchetto, il suo colpo di testa viene deviato appunto dalla difesa del Vesna, ancora la Gemonese che guadagna così metri importanti e si ripropone davanti all'area di rigore difesa dal portiere di casa Zucca. Si attende l'ingresso della sfera nel terreno di gioco, tanta gente qui al comunale di Santa Croce a seguire questa sfida importante.
importantissima. Intanto ha rimesso il pallone in gioco Zuliani con una lunga rimessa laterale al centro dell'area, ma recupera la difesa del Verna che prova a ripartire. Ancora Gimonese prova a interrompere il gioco, Tocchetto, ancora Zuliani, lancio a cercare ancora Tocchetto in anticipo, Zucca guadagna nella sfera, ma c'era stata anche la segnalazione dell'offside da parte dell'assistente del direttore di gara Cipolla, e quindi palla ferma, gioco fermo, si riprenderà con questo calcio di punizione. Il portiere del Vesna Zucca pronto a lanciare lungo verso i suoi compagni, ma cerca di intervenire e sbaglia il colpo di testa il difensore della Gemonese Bortolotti, e ancora la formazione ospite che comunque riguadagna la sfera con Scubla. Siamo sul settore di destra, prova Scubla a servire Nardi, e ancora la Gemonese che prova ad andare via, batti e ribatte all'altezza del centrocampo, e ora il Vesna che ferma il gioco, respira, guadagna una rimessa laterale con il suo numero 3, il capitano Gianluca Potenza, subito messa in gioco, lancio lungo di Potenza ribattuto da Ursella, ancora la palla che va avanti a cercare Kerpan, e ancora il numero 11 Menichini che viene spintonato, ancora il Vesna che prova a riguadagnare la sfera, lo fa, lancio lungo di Toffoli sulla fascia sinistra dove però non c'è nessuno e la palla finisce in fallo laterale. Ancora la Gemonese che potrà riprendere il gioco, la palla in suo possesso, la formazione di mister Pitilino, lo dicevamo appunto, che è arrivata a questa gara forte di un ruolino di marcia in campionato davvero esaltante, 4 vittorie nelle ultime 4 giornate, l'ultima domenica contro il Lignano, mentre il Vesna è riuscita a spuntarla qui in casa contro la Manzanese per 3-2, però ha visto infortunarsi uno dei suoi giocatori più importanti, San Martini, che oggi deve guardare questo match, questa semifinale dagli spalti. Il gioco è fermo per una prima sostituzione, non ce la fa il numero 10 Bozicic del Verna, al suo posto mister Sandrin inserisce in campo Pietro Tuan, quindi quando siamo giunti all'ottavo minuto di gioco, prima sostituzione, esce Bozicic, entra Tuan per il Vesna, non ce l'ha fatta, infortunato il numero 10 del Vesna proprio nei minuti iniziali di questa sfida. Tanto si riprende a giocare, calcio, punizione lunga da parte della Gemonese, ribattuta subito dalla difesa del Vesna, ancora palla in fallo laterale. Subito rimessa in gioco, vediamo Kalin che prova a lanciare lungo a cercare Nardi, colpo di testa di Nardi, intervento di Advic, ancora il Vesna che libera ma riprende ancora Kalin, palla scodellata sulla fascia di destra, ancora la difesa della formazione di casa che continua a salvarsi, batti e ribatti, ancora la Gemonese che pressa, rimane lì, vuole andare a cercare il vantaggio la formazione ospite, ancora la difesa del Vesna che ben si comporta, fuori il numero 3 Audi. Si riprende dunque ancora con una rimessa laterale per la formazione della Gemonese, si muovono a centro area gli avanti della squadra di mister Pittilino, la palla arriva ancora liberata dalla difesa del Vesna, ancora la Gemonese che però rimane lì, lancio lungo a cercare il numero 9 Bozicic, ancora la respinta di Bortolotti, palla avanti per cercare Scubla ma in anticipo ancora una volta il portiere di casa Zucca che rimette subito in gioco il pallone, il compagno di squadra numero 4 Male, ancora il Vesna che prova ad impostare, giocano il numero 2 Kerpan, il numero 5 Toffoli, palla ancora messa in fallo laterale dalla Gemonese, molto attenta la squadra di mister Pittilino, non lascia spazi ai ragazzi di Santa Croce, la palla comunque arriva in avanti al numero 11 Menichini, ancora la Gemonese che può ripartire, ampi spazi per il numero 7 Venturini, e ancora Venturini che resiste alla difesa di Goran Kerpan, e poi il compagno di squadra Riccardo Male costretto a spedire la sfera in fallo laterale, guadagna ancora metri
la Gemonese oggi in maglia completamente rossa, ancora Zuliani che proverà la rimessa laterale lunga a centro area dove si stanno già muovendo Nardi, Tocchetto e Scuba. La palla stava per arrivare proprio a Tocchetto, ancora Zuliani che la recupera, cross al centro dell'area, in anticipo Zucca che blocca senza problemi la sfera, rilancia subito lungo a cercare gli avanti del Vesna, interrompe questa nuova manovra offensiva la Gemonese che recupera con Tocchetto la sfera, anzi no, lancio lungo ancora Zuliani sul settore di sinistra, la mette a terra Tocchetto, si appoggia a Kalin, lancio lungo di Kalin a cercare il numero 9 Nardi, il bomber della Gemonese, ancora la difesa del Vesna che riesce a interrompere questa manovra offensiva da parte della Gemonese, rimette subito in gioco la sfera, lancio lungo di Kalin a centro area, ancora Kalin prova la bordata fuori misura, la sfera finisce ancora in fallo laterale. Siamo giunti al 12° minuto, si rimane sullo 0-0 qui al comunale di Santa Croce in questa sfida di semifinale di Coppa Italia Friuli Venezia Giulia tra Vesna e Gemonese, partita molto molto sentita. Per il momento grande equilibrio tra le due formazioni, ricordiamo l'azione pericolosa della Gemonese con il calcio di punizione di Kalin al quinto minuto, la sfera che ha lambito l'incrocio dei pali finendo sul fondo e questa sino ad ora l'unica occasione segnata sul nostro taccuino. Tanto si riprende a giocare ancora con Zuliani sul settore di sinistra e Tocchetto prova la conclusione, raso terra, finisce senza problemi tra le braccia di Zucca che la rimette subito in gioco a cercare Kerpan. Kerpan prova a difendere la sfera, la riprende il numero 14, ne è entrato Pietro Tuan che ricordiamo ha preso il posto dall'ottavo minuto di Bosicic. Ancora il Vesna che prova a rifiatare, a riordinare le idee, lancio lungo di Male sul settore di sinistra proprio a cercare Tuan, ma la palla è troppo lunga e si spegne ancora in fallo laterale. Può riprendere dunque la sfera alla Gemonese che anch'essa prova ad trovare gli spazi giusti sul settore di destra, ma ancora il Vesna che prova a recuperare con il numero 7 De Napoli, ancora la Gemonese che riguadagna la sfera all'altezza del centrocampo, guadagna un importante calcio di punizione il numero 4 della Gemonese Orsella, battuto subito, lancio lungo a cercare Tocchetto, prova a mettere il pallone a terra, riesce a tenerlo in campo ma poi la sfera viene recuperata dal Vesna, ancora rimessa laterale in favore della formazione di casa, se ne incaricherà della battuta il numero 2, Goran Kerpan, vice capitano. Proverà a lanciare lungo sulla fascia di destra della formazione di casa, prova ad andare sulla sfera Albert Kerpan, ancora il numero 5 del Vesna, Toffoli, lancio lungo, dove però non c'è nessun problema per Tusini, il portiere della Gemonese, sino ad ora senza interventi di rilievo per lui per quanto riguarda questo inizio di gara. Lancio lungo di Tusini, colpo di testa di Nardi a cercare Tocchetto che prova a resistere all'attacco della difesa gemonese, poi il pallone viene sparato in avanti da Zucca, ancora Kalin sulla destra a cercare Ursella, ma in anticipo il Vesna che prova subito a ripartire, ancora il numero 7 De Napoli fermato dall'attacco di un centrocampista della Gemonese, la palla che arriva a Menichini di fronte alla porta, viene fermato, allora decide di appoggiarsi in dietro i compagni di squadra che ripartono dal settore di sinistra con De Napoli che guadagna una rimessa laterale, subito rimessa in gioco a cercare Menichini, ma ancora in anticipo la Gemonese che prova a ripartire sul settore di sinistra, ancora Zuliani e lancio lungo a cercare Nardi, ma il pallone fuori misura, gioco facile la difesa del Vesna, recuperare la sfera, ancora il lancio lungo però mal calibrato e finisce sugli spalti, dunque si rimane sullo 0-0 quando siamo giunti al 15° minuto di gioco e 27 secondi qui al campo di Santa Croce tra Vesna e Gemonese, ricordiamo semifinale per la Coppa Italia Friuli Venezia Giulia.
Prende il gioco Zuliani per la Gemonese, pallone che arriva tra i piedi di Tocchetto, prova a girarsi Tocchetto, va via sul fondo attaccato da Kerpan e guadagna anche un calcio di punizione il difensore del Vesna che verrà battuto tra poco dal portiere Zucca. Tutto pronto per il rinvio dal fondo da parte del portiere del Vesna. La palla arriva a Kerpan, Goran Kerpan, che poi rimette subito in gioco la rimessa laterale. Ancora il Vesna col numero 8, Marocco. Marocco cerca una compagna a cui appoggiare la sfera, trova in Kerpan, ancora viene persa dall'attaccante del Vesna. La Gemonese riparte sul settore di sinistra con il lancio lungo fuori misura di Persello, il Vesna la rispara in avanti, la palla ancora che finisce tra i piedi di Lucas Kubla, attaccato dalla Gemonese che riesce a rispedirla in avanti, ancora il Vesna che interrompe, gioco molto spezzettato in questa fase di gara, siamo appunto giunti al 17° minuto di questo primo tempo, ancora il Vesna che prova a impostare una nuova azione offensiva, si sposta sul settore di sinistra, il lancio lungo dove però non c'è nessuno, fuori misura, tanti gli errori nelle ripartenze da parte della formazione di mister Sandrini in questa prima fase della partita. La Gemonese per quanto riguarda appunto si difende in maniera ordinata e prova a ripartire cercando appunto i lanci lunghi in favore dei suoi attaccanti Nardi, Tocchetto e Skubla. Ora si attende la rimessa laterale da parte della Gemonese, il pallone viene messo lungo a cercare Nardi, ancora il Vesna che prova a interrompere la manovra, la Gemonese che riconquista la sfera, lancio lungo a cercare Nardi, la conclusione è deviata dalla difesa, la palla che passa davanti a tutta la porta difesa da Zucca e finisce sul fronte opposto, vedremo se sarà concessa la rimessa laterale, sì. Toccato appunto il pallone da Goran Kerpan prima di finire sul fallo laterale, quindi se ne incaricherà della battuta Zuliani con le sue classiche rimesse lunghe, palla che cerca ancora Tocchetto, il colpo di testa spizzicata, la palla che finisce ancora in rimessa laterale, la Gemonese rimane in zona d'attacco, cerca appunto il pertugio giusto per provare ad infilare la rete di Zucca, ancora rimessa laterale a cercare Tocchetto, viene spedita in avanti dalla difesa del Vesna, Menichini che va a difendere, si appoggia dietro a Kerpan, a Goran Kerpan che perde però la sfida e ora viene recuperata da Nardi, Nardi cerca di accentrarsi, la conclusione altissima, finisce oltre la recinzione del campo di gioco, sfuma anche questa occasione per la formazione della Gemonese che comunque sino ad ora si è resa sicuramente più pericolosa del Vesna in avanti. I ragazzi di Sandrin fanno fatica ad indovinare i lanci lunghi sulle fasce a cercare gli avanti Menichini e Albert Kerpan. Si riprende ora a giocare con il rinvio dal fondo di Zucca, la palla viene tenuta in possesso dalla parte della formazione del Vesna ma subito persa, ancora la Gemonese che non lascia alcun centimetro agli avversari, guadagna ora un calcio di punizione, Ursella subito battuto, palla in avanti sulla fascia di destra, la palla arriva a Nardi ma ancora la difesa del Vesna che riesce a sventare la minaccia, recuperata la sfera da Zuliani, ancora Goran Kerpan che lancia lungo al compagno di squadra Albert Kerpan e ancora la Gemonese che tiene lì la formazione di casa e guadagna un'altra rimessa laterale, se ne incaricherà della battuta Zuliani, subito rimessa in gioco, la palla lunga a cercare il compagno di squadra Skubla, ancora una rimessa laterale conquistata dalla Gemonese che in questa maniera rimane ancora in avanti. Zuliani mette la palla in campo per Skubla, ancora Zuliani si va all'altezza della bandierina, prova il cross ma la palla finisce sul fondo, nessun pericolo dunque anche in questo frangente per il Vesna, mentre il sole sta scendendo qui dietro le case di Santa Croce, frazione di Trieste. Tutto pronto per ripartire,
rinvio dal fondo di Zucca, arriva all'altezza del centrocampo, c'è la spinta di Albert Kerpan e furbescamente Kalin guadagna un calcio di punizione interrompendo la manovra della formazione in maglia azzurra. Lancio lungo di Kalin sulla fascia di destra, il colpo di testa del numero 10 Tocchetto, la palla finisce ancora tra le mani del portiere del Vesna Zucca, l'appoggia a terra, si appresta appunto al nuovo lancio lungo all'altezza del centrocampo, prova di testa ad appoggiare il numero 7 De Napoli per Albert Kerpan, ma ancora la Gemonese che riconquista la sfera, siamo sul settore di destra, Tocchetto va via, viene fermato e ancora dal numero 7 del Vesna De Napoli che guadagna anche un fallo e quindi calcio di punizione in favore, anzi no, forse sarà solo rimessa laterale, infatti è così, lasciato correre il direttore di gara, la palla comunque rimane in possesso del Vesna. Lancio lungo a cercare Kerpan che appoggia la sfera per il compagno di squadra Menichini, ma la palla viene messa in fallo laterale dalla difesa della Gemonese ed è il neoentrato Pietro Tuan ad incaricarsi della rimessa laterale, subito la sfera al compagno di squadra Gianluca Potenza, il capitano del Vesna, ancora l'azione interrotta da parte della difesa della Gemonese. Il Vesna prova ad proporsi ora davanti all'area della formazione avversaria, vedremo se riuscirà a trovare il varco giusto, il giusto per impensierire il portiere della Gemonese Tusini, Gemonese che però respinge ancora in fallo laterale il tentativo di affondo della formazione di casa. Ancora il capitano del Vesna Gianluca Potenza che si incarica della battuta di questa rimessa laterale, a centroarea si muovono i compagni di squadra, vedremo se tenterà la rimessa lunga, si appoggia invece corto vicino al numero 7 De Napoli che prova a rimetterla al centro, respinta dal colpo di testa della difesa della Gemonese, ancora il numero 8 Marocco, Marco Marocco che però commette fallo e la palla ritorna in possesso della formazione ospite che potrà quindi rifiatare, riordinare le idee, provare ad impostare questo nuovo tentativo di manovra offensiva. Siamo giunti intanto al 23esimo minuto di gioco, ancora 0-0 qui a Santa Croce tra Vesna e Gemonese nella gara valevole per la semifinale di Coppa Italia Friuli Venezia Giulia, gara unica lo ricordiamo, poi previsti eventuali supplementari e calci di rigore per definire la vincente. È andato a prova ancora la Gemonese in avanti, però il tentativo di affondo non trova gli attaccanti della Gemonese pronti a ricevere la sfera in area e quindi ancora la sfera tra i piedi del portiere del Vesna Zucca, prova a rimettere subito in avanti ancora Kerpan, Albert Kerpan che prova a riguadagnare la sfera, ma ancora la Gemonese, lancio lungo, passaggio di testa, ancora Luca Scubla che difende dall'attacco di un avversario, prova la manovra sulla destra, Matteo Casarsa, scende Casarsa sulla fascia, mette in mezzo dove c'è Tocchetto che guadagna la sfera, attaccato da due difensori del Vesna, ancora Tocchetto, prova a girarsi, la conclusione è parata a terra dall'attentissimo Zucca, il portiere del Vesna che continua a mantenere inviolata la propria porta in questa semifinale di Coppa Italia. Mette a terra Zucca, lancio lungo a centrocampo, si riprende subito a giocare dunque, ancora la Gemonese che però riguadagna la sfera, passaggio indietro, lancio lungo a cercare Zuliani in anticipo, il Vesna, il difensore del Vesna, lancio lungo a cercare Menichini, ancora la Gemonese in avanti, vediamo Zuliani che resiste e viene fermato regolarmente dal numero 8 Marocco e prova ad andare avanti Marocco, ancora il Vesna che però viene interrotto dal direttore di gara per un presunto fallo di Marocco tra le proteste del pubblico di casa. Gemonese che può usufruire dunque di un nuovo calcio di punizione, si portano in avanti i giocatori di mister Pittilino, il tridente Nardi Tocchetto Scubla, la palla subito riconquistata dal Vesna. Vediamo il numero, vediamo ancora la Gemonese che prova a riguadagnare la sfera, Kalin. Kalin lancia lunga dove però non c'è nessuno, ancora il Vesna,
che però spreca, non riesce a tenere il possesso della sfera. La Gemonese ci riprova in avanti con Tocchetto sulla fascia destra. Tocchetto trova l'assist al compagno di squadra, viene fermato ancora dal Vesna in fallo laterale. Siamo giunti intanto al 26esimo minuto, sempre 0-0 qui a Santa Croce tra Vesna e Gemonese. Sino ad ora abbiamo visto una sola occasione pericolosa per la formazione della Gemonese. All'ottavo minuto la punizione di Kaling, ora ci ha riprovato la squadra giallorossa, ma la palla si spegne ancora sul fondo e quindi nulla di fatto, il risultato rimane invariato. Vi ricordiamo anche che c'è stata la prima sostituzione tra le file del Vesna all'ottavo minuto di questo primo tempo, è uscito subito Sasha Bosicic per un infortunio, al suo posto è entrato Pietro Tuanni, il numero 14. Intanto si è ripreso a giocare, ancora il Vesna che ci prova in avanti con Albert Kerpan, ma la palla finisce in fallo laterale. Ancora la Gemonese dunque che rimette in pallone in gioco, rimessa lunga di Zuliani, ancora Vesna che la riconquista con Goran Kerpan, fermato irregolarmente, infatti fischia il direttore di gara, il signor Cipolla, fallo del numero 11 Skubla ai danni di Goran Kerpan e calcio di punizione per il Vesna. Pallone spazzato in avanti dal numero 4 Male a cercare De Napoli, la Gemonese respinge in fallo laterale, il Vesna rimane in possesso della sfera, si gioca a centrocampo con il numero 5 Lorenzo Toffoli che si appoggia indietro e allora prova a ripartire dalla fascia di destra, la formazione di mister Sandrin, avanza il numero 4 Male, lancio lungo a cercare il compagno Marocco, Marocco resiste all'attacco ma Kalin riconquista la sfera, ancora il Vesna con Tuan, Tuan prova la conclusione ribattuta da Bortolotti, la palla ritorna in possesso della Gemonese con Tocchetto, Tocchetto sulla fascia viene fermato in scivolata dal difensore del Vesna, il capitano Gianluca Potenza, la palla finisce in fallo laterale e quindi ritornerà in possesso della Gemonese, sul pallone si sta avvicinando il numero 2 Matteo Casarsa, sarà lui a battere presumibilmente questo fallo laterale, si sistemano in avanti naturalmente i suoi compagni, ecco che si sposta Tocchetto a cercare la sfera, ancora Casarsa, Casarsa la rimette in mezzo, vediamo chi la conquisterà, ancora Kerpan in anticipo, prova a spintonarsi, a farsi largo spintonandosi, ma guadagna la sfera la Gemonese, il lancio in avanti di Venturini dove però non c'è nessun compagno di squadra pronto a raccogliere la sfera e quindi il Vesna aveva già recuperato il pallone, fischiato l'offside, si riprenderà con un calcio di punizione per la formazione di casa, ancora Zucca che si incaricherà della battuta. 29esimo minuto, ci avviciniamo dunque alla prima mezz'ora di gioco, ancora risultato invariato 0-0 tra Vesna e Gemonese, ora ci prova il Vesna con Marocco che prova l'assist in avanti dove però non c'è nessuno, riprende la sfera Tusini, rimessa subito in gioco, lancio lungo a cercare Nardi, Nardi spintonato da Aucic, il pallone che finisce in rimessa laterale, ancora però in possesso della formazione di mister Pittilino, subito rimessa in gioco, ci prova Ursella a dialogare con Casarsa, interrotto ancora il gioco e l'assistente del signor Cipolla concede la rimessa laterale stavolta in favore del Vesna. Respirano le formazioni, comunque continua a mantenersi in equilibrio la gara, molto fraseggio, molte azioni interrotte in questa prima mezz'ora di gioco, l'unica vera occasione lo ricordiamo quella della punizione di Kalin, poi non molto in avanti, ora ci riprova ancora il Vesna, la difesa della Gemonese spizzica in avanti, ancora Skubla che prova a guadagnare la sfera, la palla però finisce in fallo laterale, ancora Zuliani che si incarica della battuta.
Zuliani osserva i compagni di squadra che si spostano, prova ad andare Nardi, ma il pallone gli sfila, ancora il pallone in avanti a cercare Albert Kerpan, che però non riesce a tenere la sfera tra i piedi. Allora riparte, tocchetto sulla destra con Ursella. Ursella va sul fondo, prova a tenere in campo la sfera che gli sfugge e finisce sul fondo, quindi nuovo rinvio per il Vesna. Si risistemano a centrocampo le due formazioni, osserva gli spostamenti dei compagni di squadra Zucca, rilancio lungo all'altezza del centrocampo, palla spizzicata in avanti, ancora la Gemonese che la riferma e prova al lancio lungo a cercare Tocchetto sulla fascia destra, ancora rimessa laterale. Meno di un quarto d'ora allo scadere di questo primo tempo, ancora 0-0 il risultato tra le due formazioni. La palla ora ritorna in fallo laterale e sarà la Gemonese ad avere il possesso della sfera. Ricordiamo che le due formazioni si erano incontrate in campionato proprio qui al comunale di Santa Croce nella giornata del 20 novembre, undicesima giornata del girone di andata del campionato di eccellenza. In quel frangente la Gemonese vinse pesante per 6-1 contro la formazione di Sandrin. Ma ora ci riprova proprio il Vesna, il tentativo di affondo di Menichini interrotto dal intervento di Bortolotti che spazza in fallo laterale, pallone in possesso ancora della formazione di casa, ci prova Toffoli a resistere, ancora Gemonese che riguadagna la sfera, guadagna anche un fallo all'altezza del centrocampo, chiede l'ammonizione Nardi ai danni del difensore Riccardo Male del Vesna, non è di questo avviso il direttore di gara, calcio di punizione comunque per la Gemonese, Kalin lancio lungo a cercare Tocchetto sul settore di destra, non riesce a tenere in campo la sfera e il pallone finisce ancora sul fondo per un nuovo rinvio in favore della formazione di mister Sandrin. Dicevamo che in campionato, dunque all'undicesima giornata, le due formazioni si erano già incontrate, vinse la Gemonese per 6-1, mattatore del match fu Nardi con 4 gol, quindi Tocchetto e Del Riccio, il gol della bandiera per il Vesna fu siglato da Kerpan. Si è ripreso intanto a giocare, ancora una rimessa laterale in favore della formazione di mister Sandrin, si attarda nella ripresa del gioco, cerca un compagno, lo trova in Toffoli, ancora il pallone è sparato in avanti a cercare la testa di Kerpan, in anticipo Bortolotti che continua a presidiare a dovere il proprio reparto, ancora la palla in fallo laterale. Ancora la Gemonese che prova a riproporsi in avanti quando siamo giunti intanto al 34esimo minuto di gioco e naturalmente ancora il risultato rimane invariato sullo 0-0 tra Vesna e Gemonese in questa sfida di semifinale di Coppa Italia, Friuli Venezia giù. Rinvio lungo di Zucca, ancora Bortolotti in anticipo, il pallone che rimane all'altezza del centrocampo, batti e ribatti tra le due formazioni, ci prova il numero 7 De Napoli sulla sinistra a difendere la sfera, viene attaccato da Casarsa che riesce a riconquistarla e ancora la Gemonese, ancora il Vesna che la perde, la riguadagna e la riperde, la Gemonese ci prova ora sulla sinistra, Kalin per Zuliani, e Zuliani si appoggia in avanti a Skubla, Skubla prova ad andare via ma molto attento, Goran Kerpan interviene, ora ancora la formazione del Vesna, c'è un tocco con il braccio del numero 8 Marco Marocco, lo vede il direttore di gara, il signor Cipolla e fischia il fallo, quindi nuova punizione in favore della Gemonese, sul pallone naturalmente lo specialista della formazione giallorossa Kalin che sistema il pallone, il direttore di gara mette a distanza la barriera, un solo uomo per il Vesna, viene sistemato ora dal portiere Zucca, vediamo che tutti gli attaccanti gemonesi sono sistemati sul limite dell'area di rigore,
marcati a dovere dai difensori del Vesna. Parte ora Kalin, pallone a girare, arriva il colpo di testa di Goran Kerpan che mette in fallo laterale. Sventata anche questa minaccia per quanto riguarda il Vesna, ma la Gemonese rimane in avanti. Ancora Zuliani che va a guadagnare il pallone, pronto per rimetterlo lungo in area, dove si spostano Skubla e Nardi. Prova Nardi di testa, respinta della difesa del Vesna, il numero 11 Menichini che guadagna molto bene il pallone, prova ad avanzare, alza la testa a cercare il compagno di squadra Kerpan fa sfilare il pallone sulla fascia, prova ad andare via ma viene fermato in scivolata da Persello. Il Vesna ci riprova ora sul settore di destra, rimessa laterale all'altezza dell'area di rigore, se ne incaricherà Goran Kerpan, il vice capitano della formazione di Mister Sedin. Pallone lungo, cerca il compagno di squadra ma in anticipo Zuliani che duetta con Skubla, ancora Zuliani, ancora Skubla che si appoggia a Kalin, lancio lungo a cercare Nardi, in anticipo Riccardo Male che prova a riproporsi, ma ancora la Gemonese che riguadagna la sfera e la riperde ancora una volta. Gesto di stizza di Nardi per questo pallone che poteva essere molto interessante. Anche il Vesna continua a sbagliare, si sbaglia molto in questa sfida. Lancio lungo del numero 4 Riccardo Male a cercare sul fronte sinistro del Napoli, il pallone viene controllato però dal numero 5 della Gemonese Bortolotti, il suo rinvio viene respinto dallo stesso De Napoli, finisce sul fondo e quindi rinvio per la formazione della Gemonese. Se ne incaricherà della battuta il portiere Tusini che rimane ancora inoperoso dall'inizio di questo match, infatti nessuna conclusione degna di nota da parte degli avanti del Vesna in questi primi 35 minuti di gioco qui allo stadio di Santa Croce, anzi 37 per la precisione. Si è ripreso intanto a giocare a centrocampo, manovra numero 4 Ursella, prova a dialogare con Casarsa, il pallone viene deviato in fallo laterale e rimane in possesso della formazione di Mister Pittilino. Rimessa laterale lunga a cercare Tocchetto, in anticipo i difensori del Vesna, ancora Kalin che la riguadagna, poi la cede al compagno di squadra, ancora prova avanti, a venire avanti Bortolotti, lancio lungo a cercare Zuliani, fuori misura, anzi scusate il lancio era di Persello, fuori misura dunque, nessun pericolo nemmeno in questo frangente per il Vesna. Rimessa laterale di Goran Kerpan, la palla che arriva a Kalin, poi il numero 7 Venturini che la riperde. Menichini prova a guadagnare la sfera, ancora il compagno di squadra Marocco, Kalin si lamenta per un fallo, ancora a terra il numero 8 della Gemonese ma si continua a giocare ed ora il compagno di squadra Bortolotti la mette in fallo laterale, vediamo il direttore di gara che va a sincerarsi delle condizioni di Kalin, lo specialista dei calci piazzati della Gemonese, viene consentito l'ingresso in campo del massaggiatore per verificare le condizioni di Kalin che lamenta appunto dolore alla caviglia destra. Nulla di preoccupante naturalmente, il gioco intanto è fermo, ne approfittano i giocatori delle due formazioni per riprendere fiato, per prepararsi al meglio in questo finale di primo tempo, vedremo se ci si riuscirà a sbloccare la situazione. Mancano 6 minuti circa più recupero allo scadere di questa prima frazione di gara, 0-0 il risultato tra Vesna e Gemonese. Il gesto di fair play del numero 9 del Vesna, Kerpan, che ritorna la sfera alla Gemonese, il pallone viene rinviato a lungo ora da Tusini, prova a colpire di testa Nardi, è ancora Nardi che viene attaccato da Tuan che riguadagna la sfera, prova a rimetterla subito lunga per De Napoli, viene interrotta la manovra della formazione di casa dalla difesa della Gemonese che spazza in fallo laterale. Pallone subito pronto per essere rimesso in gioco, siamo sul settore di sinistra, il Vesna prova a lanciare lungo, ancora l'intervento della Gemonese che riparte, Nardi viene fermato duramente ma il direttore di gara
fa continuare ancora il Verona, allora, che ci riprova e guadagna anche un fallo il numero 9 Albert Kerpan. Il direttore di gara Alessandro Cipolla della sezione di Udine concede dunque il calcio di punizione per il Verona, si incarica della battuta Toffoli, il numero 5 che sicuramente lancerà a lungo in area dove si muovono gli avanti. Vediamo sul settore di sinistra, prova Riccardo Male a colpire di testa ma la palla finisce sul fondo. Nessun pericolo dunque in questo frangente per la Gemonese. Quattro minuti salvo recupero allo scadere del primo tempo, ancora 0-0 al Comunale di Santa Croce in questa semifinale della Coppa Italia Friuli Venezia Giulia. Sino ad ora gioco molto equilibrato tra le due formazioni, un po' meglio la Gemonese che, lo ricordiamo, ha avuto una buona occasione proprio nei primi minuti di gioco con un calcio di punizione di Kalin finito a fil di incrocio sul fondo. Vediamo la Gemonese che ha a disposizione una nuova rimessa laterale nella propria metà campo, si attarda a Casarsa per rimetterla in gioco, trova il compagno di squadra Ursella, prova a spizzicarla ma recupera il Verna, viene fermato irregolarmente l'attaccante del Verna ma l'arbitro non è dello stesso avviso, lancio dunque contropiede della Gemonese che però non riesce a trovare il tempo giusto e la sfera ritorna in possesso del Vesna. Vediamo che manovra il numero 6 Dian Auvic che lancia lungo a cercare De Napoli, viene interrotto ancora il gioco da parte della difesa della Gemonese, ancora recupera il numero 4 Riccardo Male, si appoggia al compagno di squadra il numero 5 Toffoli che ha provato a lanciare in area ma ancora attenta la difesa della Gemonese che prova a ripartire con Scubla all'altezza del centrocampo, arriva sul settore di sinistra Zuliani che ad ampie falcate prova a guadagnare metri, ancora lo scambio con Scubla, prova a girarsi, trova anche il varco giusto per Zuliani, pallone in mezzo al centro area respinto dalla difesa del Vesna che riparte con Menichini va via, resiste all'attacco del numero 6 Persello, ancora Menichini, alza la testa, la rimette al centro, arriva Tuan avanza ad ampie falcate, fermato da Casarsa che spazza avanti, il pallone viene ora conteso tra Tocchetto e il difensore del Vesna, ancora Tocchetto con Nardi si appoggia al numero 7 Venturini, a conclusione perde la sfera dalle mani di Zucca, c'è la rete di Nardi, la Gemonese in vantaggio al 44esimo minuto con Nardi, però determinante in questo frangente l'errore del portiere di casa Zucca che sino ad ora era stato molto molto attento, ha perso, le è sfuggito il pallone dalle mani, ha permesso dunque a Nardi di insaccare in maniera letale. Gemonese dunque in vantaggio quasi allo scadere di questo primo tempo con Nardi, minuto 44, la marcatura del bomber della formazione di mister Pittilino che si porta dunque in vantaggio, un gol molto importante per la formazione Gemonese che arriva proprio prima dello scadere del finale di primo tempo e che quindi porterà, se non ci saranno subito reazioni da parte del Verna, la formazione di mister Pittilino in vantaggio negli spogliatoi. Si è ripreso subito a giocare, vediamo Kerpan, subito la prima reazione del Verna, viene interrotta però da Venturini, ancora riguadagna Goran Kerpan, il pallone viene messo in fallo laterale. Il Verna sicuramente si getterà in avanti questi ultimissimi minuti di gioco del primo tempo, siamo in attesa anche della segnalazione dei minuti di recupero, siamo al 44esimo e 38 secondi. Il Vesna in avanti con Goran Kerpan, rimessa laterale, prova
a servire il compagno di squadra Menichini, che mette giù, prova a girarsi, si accentra, prova a entrare in area, il pallone però viene respinto dalla difesa della Gemonese, ancora Nardi che prova a ripartire, ora le squadre sono sbilanciate, ma subito interrotta l'azione della Gemonese da parte di Emale, che spara in avanti a cercare il numero 7 De Napoli, il lancio lungo di De Napoli dove però non c'è nessuno e con calma Tusini si impossessa della sfera e la prende tra le mani e si appresta dunque a rinviarla in avanti. Siamo giunti, siamo entrati nel primo minuto di recupero, la Gemonese conduce, lo ricordiamo, per una rete a zero grazie alla marcatura di Nardi al 44esimo. Ora è Kalin che guadagna la sfera all'altezza del centrocampo, la ripropone in avanti per Venturini, il pallone di Venturini però finisce tra le braccia di Zucca che mette a terra e rinvio lungo del portiere del Vesna, ancora Kalin che interviene, poi Nardi l'autore del vantaggio gemonese, ancora Kalin che si appoggia sulla sinistra a Skubla, interviene però Marocco va via, si accentra, trova sulla destra l'appoggio di Menichini, Menichini si alza, prova ad accentrarsi e trova ancora Marocco, ma attenta ancora una volta la difesa della Gemonese, spazza ancora Riccardo Male che però spara ancora in avanti, riguadagna, prova a metterla giù, molto bene Albert Kerpan si avvicina alla bandierina, prova ad andare sul fondo, il cross al centro, colpo di testa a liberare, ancora Skubla che spazza in avanti, ma il Vesna rimane lì. Ultimi assalti di questo primo tempo della formazione di Santa Croce in svantaggio, lo ricordiamo, dal 44esimo si getta in avanti la formazione di casa, la Gemonese però guadagna un fallo, il fallo del numero 11 Menichini ai danni di Zuliani, rifiata dunque e guadagna secondi importanti in vista della fine del primo tempo la formazione di Gemona del Friuli. Si riprenderà con questo calcio di punizione sul pallone Persello, il numero 6 della formazione di Gemona. E ora finisce il primo tempo, squadre negli spogliatoi qui al comunale di Santa Croce con il parziale di Vesna 0, Gemonese 1. La marcatura, lo ricordiamo, al 44esimo minuto di Nardi. Noi ci risentiamo per la ripresa. Sono rientrate in campo qui al comunale di Santa Croce le formazioni del Vesna e della Gemonese impegnate in questa gara secca, la semifinale di Coppa Italia Friuli Venezia Giulia. Ricordiamo che la Gemonese è andata negli spogliatoi in vantaggio grazie alla marcatura proprio sul finale di primo tempo di Nardi al 44esimo, conclusione quella di Nardi. Conclusione quella di Nardi, avvantaggiata da un intervento del portiere di casa Zucca non proprio impeccabile. Tutto pronto ora per riprendere il gioco, le formazioni in campo sono le stesse dei primi 45 minuti ad esclusione appunto di Tuan che, lo ricordiamo, era entrata in campo dall'ottavo minuto per l'infortunio di Sasa Bozicic. Nessuna variazione dunque per il momento nelle due formazioni, si è ripresi dunque a giocare con il fischio del direttore di gara, il signor Cipolla della sezione di Udine. Ricordiamo i 22 in campo, il Vesna con Zucca, Kerpan, Potenza, Male, Toffoli, Auvic, De Napoli, Marocco, Albert Kerpan, Pietro Tuan e Menichini. Risponde la Gemonese con Tusini tra i pali, quindi Casarsa, Zuliani, Ursella, Bortolotti, Persello, Venturini, Kalin, Nardi, Tocchetto e Skubla, tutti diretti come detto in campo dal signor Cipolla della sezione di Udine. Ora un calcio di punizione in favore del Vesna, siamo circa ai 30 metri dalla porta difesa di Tusini, si attende il fischio del direttore di gara dunque per questo calcio piazzato, ecco il fischio, la palla spedita in mezzo ma viene abbrancata senza problemi da Tusini.
il tiro era stato proprio di Tuan. Ora rimessa subito in gioco la sfera, lancio lungo di Tusini a cercare sul settore di sinistra Skubla guadagna metri, poi si accentra, serve sul fronte opposto Tocchetto la mette giù, prova a resistere all'attacco del difensore del Vesna, il numero 7 De Napoli. La palla finisce in fallo laterale, la Gemonese dunque che si ripropone subito in avanti, rimessa laterale di Casarsa, il numero 2 per Tocchetto, ancora Casarsa viene fermato dall'intervento di un difensore del Vesna, poi il fallo subito da Tocchetto, fischiato dal direttore di gara all'intervento del numero 3 Potenza, giudicato falloso dal signor Cipolla. Dunque calcio di punizione per la Gemonese, siamo circa all'altezza del vertice destro dell'area di rigore del Vesna, si incaricherà della battuta il numero 8 Kalin, lo specialista dei calci piazzati per la Gemonese. Il direttore di gara mette a distanza la barriera, tutto è quasi pronto per il fischio del direttore di gara. Questo calcio di punizione di Kalin dalla destra, si preparano a centro area gli attaccanti della Gemonese per provare dunque questa manovra offensiva. Il fischio dell'arbitro, Kalin mette in mezzo, interviene con i pugni Zucca e respinge, poi ci prova Tuan che si infortuna cercando appunto di prendere il pallone, la palla arriva tra i piedi del portiere Tusini, tra le proteste del pubblico di casa che voleva il fallo, e la palla rimessa subito in avanti, riconquistata dalla Vesna con De Napoli. De Napoli prova a lanciare Kerpan, ancora la Gemonese, entra a taccia del numero 5 Bortolotti, fallo fischiato dal signor Cipolla, quindi il Vesna che ritrova il pallone tra i piedi, calcio di punizione all'altezza del centrocampo, sulla sfera Audic il numero 6, lancio lungo sul fronte di destra a cercare il compagno di squadra Albert Kerpan, ma ancora la Gemonese che prova a riconquistare la sfera, la conclusione del giocatore della Gemonese però finisce in fallo laterale, ancora il Vesna col numero 5 Toffoli lancio lungo a centrare dove c'è De Napoli, lo stacco di testa, prova la conclusione Kerpan, invece di colpire il pallone colpisce la gamba di un difensore della Gemonese, c'è il fischio del direttore di gara che chiama anche in campo il massaggiatore della Gemonese per verificare le condizioni, ci sembra di Bortolotti infortunatosi appunto nel tentativo di respingere la sfera, fortunatosi a causa della conclusione non sulla palla ma sulla gamba di Bortolotti del bomber di casa, il numero 9 Albert Kerpan. Gioco è fermo dunque in attesa delle cure per il numero 6, anzi scusate, della Gemonese Persello che si rialza subito claudicante, ma sicuramente potrà ritornare in campo il numero 6 della Gemonese. Intanto sarà il portiere della formazione di mister Pittilino a riprendere il gioco con questo calcio di punizione, mentre siamo giunti al quarto minuto e 25 di gioco in questo secondo tempo della semifinale di Coppa Italia Friuli Venezia Giulia tra Vesna e Gemonese, con la Gemonese che conduce per 1-0 grazie alla marcatura di Nardi al 44esimo, lo ricordiamo, del primo tempo. Si è ripreso dunque a giocare, palla all'altezza del centrocampo conquistata da Zuliani che prova a lanciare lunga, ma la sfera finisce in fallo laterale. Allora è Goran Kerpan che si incarica della battuta, rimessa lunga a cercare il compagno di squadra Menichini sul fronte destra, lotta e guadagna un fallo importante Menichini, calcio di punizione ci prova ora al Vesna a trovare l'azione giusta per pervenire al pareggio. Calcio di punizione sulla sfera il numero 14 Pietro Tuan, si sistemano intanto in area i compagni di squadra, ci sarà questo lancio lungo di Tuan a cercare il numero 7 De Napoli, ma la palla sfila sul fondo sotto l'attento controllo dei difensori della Gemonese, con un rinvio dunque per la formazione ospite che in virtù della marcatura di Nardi dunque può permettersi di gestire e controllare il gioco in questo inizio di secondo tempo. La palla arriva a Tocchetto, poi Casarsa, lancio di Casarsa
a cercare Nardi, interviene in anticipo la difesa del Vesna, e ancora Albert Kerpan che prova a portare via il pallone al numero 5 Bortolotti, guadagna anche un fallo, quindi nuovo calcio di punizione per la formazione di mister Sandrin. Sul pallone ancora il numero 14 Tuan, siamo sul settore di sinistra, i 25-30 metri dalla porta della Gemonese, difesa da Tusini. Si fanno spazio intanto a centrare agli avanti del Vesna, Albert Kerpan e Cristian Menichini con il supporto dei compagni di squadra. Si attende il fischio del direttore di gara, il signor Cipolla della sezione di Udine, che controlla che tutto si svolga nel maniera più regolare. A centrare parte Tuan, pallone a cercare Kerpan, poi Menichini, libera ancora la difesa della Gemonese, ancora rimette in mezzo Potenza, la palla che arriva a centro area, ancora la conclusione del Vesna, la palla che finisce sul fondo, il tiro è stato da parte del numero 5 se non andiamo errati del Vesna Toffoli, la conclusione, anzi scusate, numero 6 Auvic, il pallone è finito alto sopra la traversa della porta difesa da Tusini, quindi una delle prime vere occasioni per la formazione di casa in questo match. Ricordiamo infatti Tusini è rimasto inoperoso nel primo tempo, Gemonese tra l'altro che può vantare lo zero nella casella dei gol subiti in Coppa Italia nelle tre gare precedenti, lo ricordiamo il primo turno, le vittorie per 2-0 e 1-0 sul Lignano e poi ai quarti il poker rifilato al tricesimo. Tanto proteste da parte del pubblico di casa sempre nei confronti del direttore di gara per un fallo non concesso, riparte subito la Gemonese con Callin, pallone in avanti a cercare Nardi, ancora la difesa del Vesna che libera la palla che arriva ad Albert Kerpan, ancora De Napoli che prova a lottare per conquistare la sfera contro Ursella, il pallone però finisce in fallo laterale, ancora in possesso della Gemonese, mette subito in gioco la sfera a Casarsa a cercare Tocchetto e la palla che finisce ancora in fallo laterale, Casarsa allora si appoggia stavolta a Callin, lancio lungo di Callin a cercare Nardi a centro area, ancora la difesa del Vesna, la palla che arriva al numero 7 Lorenzo Venturini, ancora il Vesna che riconquista la sfera, batti e ribatti e il pallone che ritorna in possesso della formazione di casa con un fallo fischiato dall'arbitro in favore della squadra di mister Sandrin. Si carica della battuta Audic, il pallone lungo a cercare Menichini sul settore di destra in anticipo Zuliani, ancora il Vesna che recupera e il pallone viene rimesso subito in avanti, ancora la difesa della Gemonese che controlla attenta, rimette in avanti, vediamo che Callin prova a cercare la sfera conquistata ora dal numero 11 Lucas Kubla, prova a metterla subito, ottimo passaggio per Venturini, poi sbaglia il servizio Nardi in favore del compagno di squadra che aveva chiesto il passaggio, e ancora il Vesna dunque che ci riprova in avanti sul settore di destra, Menichini si ferma, guadagna una rimessa laterale sul pallone Goran Kerpan, ancora il Vesna col numero 5 Toffoli perde la sfera, la riconquista, la rimette in avanti a cercare proprio Menichini, ancora Zuliani che interviene però in modo falloso e il direttore di gara fischia il fallo in favore della formazione di casa. Siamo giunti intanto al minuto 10 di questo secondo tempo qui a Santa Croce, il risultato lo ricordiamo vede la Gemonese in vantaggio per 1-0 sul Vesna, la marcatura al 44esimo del primo tempo di Nardi che sta permettendo alla Gemonese di condurre l'incontro. Calcio di punizione dunque in favore del Vesna, sul pallone ancora Tuan che aspetta il fischio del direttore di gara, intanto si spostano a centrare i compagni di squadra marcati a dovere dalla Gemonese, parte Tuan, il pallone che arriva al numero 8 del Vesna che prova a rimetterla in centro a Marocco ma la palla finisce sul fondo e dunque sfuma anche questa occasione per la formazione di casa, occasione per cercare di riconquistare la parità in questa sfida decisiva, lo ricordiamo, gara secca di semifinale, chi vincerà andrà ad affrontare la vincente tra Tierlins Muzzane e Tor Viscosa nella finale del 6 maggio, nella finale del 6 gennaio. Intanto si è ripresi a giocare
con il portiere del Vesna Zucca che si rifugia in fallo laterale. Resiste all'attacco, al tentativo di attacco di Tocchetto, sempre molto pericoloso il numero 10 della Gemonese, che ha fatto molto in questa sfida. La palla è ora tra le mani di Casarsa, il numero 2, che cerca proprio Tocchetto. Tocchetto prova a rimettere di prima il pallone a centroarea, ma la difesa del Vesna libera ancora. In anticipo la Gemonese, che rimette subito in avanti il pallone, il numero 4 Ursella si fa aiutare da Tocchetto che lotta, difende la sfera, serve Kalin, prova Kalin a rispedire il pallone in avanti, resiste al primo attacco, poi serve sulla sinistra Zuliani, il pallone al numero 7 Venturini, ancora Nardi, la conclusione di Nardi che sfila, fil di palo, altra occasionissima per il bomber della Gemonese, il pallone che tra l'altro è stato deviato da un difensore e quindi si riprenderà con un calcio d'angolo. Ancora nuova occasione pericolosa per la Gemonese, che è arrivata ancora dai piedi di bomber Nardi al 12° minuto di questo secondo tempo. Per accelerare le manovre i giocatori del Vesna portano subito la sfera sul calcio d'angolo, si attende il fischio del direttore di gara che ora va a redarguire il difensore del Vesna, gli attaccanti della Gemonese a centro area che si stavano spintonando. Larghe le mani, dice il signor Ursella della sezione di Udine. Ora è pronto per far riprendere il gioco con questo tiro dalla bandierina. Vediamo che parte il pallone scodellato a centro area, ci prova il numero 5 Bortolotti, ma viene fischiato un fallo in attacco in favore del Vesna, dunque calcio di punizione, si incaricherà della battuta il portiere Zucca. Dunque ancora un pericolo davanti alla porta della formazione di mister Sandrine, che è arrivato ancora dai piedi di Nardi, il bomber della Gemonese, ricordiamo 8 gol in campionato per lui, autore della marcatura che sta consentendo alla Gemonese di condurre i giochi qui a Santa Croce. Intanto si è ritornati a giocare, siamo nella metà campo della Gemonese con il Vesna che ci riprova in avanti con Toffoli, lancio lungo di Toffoli a cercare Menichini ma viene fermato in offside dall'assistente del direttore di gara, il signor Marcuzzi, che segnala anche la seconda sostituzione nelle file del Vesna. Esce il numero 5 Toffoli tra gli applausi del pubblico di casa, una buona prova comunque per lui. Entra in campo il numero 15 Simone Francioni, prova dunque a spostare le proprie pedine in campo mister Sandrin quando siamo giunti al 13° minuto, quasi 14° minuto di questo secondo tempo, secondo cambio nelle file del Vesna, con Francioni dunque che prende il posto del numero 5 Toffoli. Nel primo tempo ricordiamo che era uscito dopo pochi minuti, dopo solo 8 minuti di gioco, Sasha Bozicic, infortunato, al suo posto era entrato Tuan, ora Francioni che ha rilevato Toffoli. Si è ripreso intanto a giocare con la Gemonese in avanti, lancio lungo del numero 4 Ursella, nessun pericolo però per Zucca che interviene, rilancia subito in avanti con l'assist di testa di Albert Kerpan per il neo entrato Francioni, ma in anticipo ancora la Gemonese. Tusini rilancia in avanti, ancora Zuliani di testa, ci prova ad andare via il numero 8 Marocco che guadagna la sfera, ancora Zuliani che respinge, ancora Albert Kerpan e poi Tuan che chiede il fallo di mano del giocatore, anzi il fallo è una gamba tesa di Kalin, primo cartellino giallo della partita, estratto dal signor Cipolla ai danni di Kalin, dunque il numero 8 della Gemonese. Nuovo calcio di punizione in favore del Vesna, in posizione molto interessante sul pallone ancora Tuan che proverà dunque a servire a centro area i propri compagni di squadra alla ricerca del gol che vorrebbe dire pareggio. Soffre ancora il Vesna ma non vuole perdere questa chance di tentare una nuova finale, lo ricordiamo il Vesna detentore del trofeo della Coppa Italia Friuli Venezia Giulia, vinta lo scorso gennaio in quella di Manzano contro il Flaibano. Vesna dunque che ci proverà sicuramente sino alla fine per tentare di recuperare lo svantaggio
Ora parte appunto Tuan, palla al centro area e ci prova il numero 6 Audic, ma attento Tusini, abbranca la sfera e dunque sventa anche questa minaccia. Lancio lungo di Tusini a cercare Nardi, che ci prova di testa ma non riesce a guadagnare la sfera, respinta dai difensori del Vesna in avanti, ancora Kalin di testa che la riguadagna a centrocampo, attacco del Vesna che col numero 11 Menichini guadagna un importante calcio di punizione e riguadagna naturalmente anche il possesso della sfera. Intanto si alzano i cori dei tifosi di casa che provano a sostenere i loro ragazzi, pronti per cercare di recuperare la rete di svantaggio che dal 44esimo del primo tempo li vede sotto sulla Gemonese. Il pallone tra le mani di Goran Kerpan, il numero 2, la formazione di casa, rimessa lunga a centro area dove però non c'è nessuno, rimette Bortolotti, ancora il compagno di squadra Venturini che spazza in avanti, ma la sfera viene riguadagnata dal numero 3, da Luca Potenza, ancora Zuliani della Gemonese sul settore di sinistra che serve Venturini, Venturini va via, passaggio per, anzi scusate, era Skubla, viene fermato però ancora dalla difesa del Vesna che ci riprova sul settore di sinistra. Goran Kerpan, lancio lungo dove però non c'è nessuno, lascia sfilare in fallo laterale il numero 6 della Gemonese, Persello. E ora vediamo che il direttore di gara va a richiamare i dirigenti e i giocatori in panchina della formazione di Santa Croce, che naturalmente sentono il match, questo importantissimo match di semifinale di Coppa Italia Friuli Venezia Giulia. Siamo intanto arrivati al 18esimo minuto di questo secondo tempo, Vesna 0 Gemonese 1, con il pallone ancora in possesso della formazione di casa, viene perso però Kalin, lancio lungo a cercare il tocchetto in anticipo, Zucca che spazza, esce dai pali, il pallone viene recuperato da Casarsa, lo difende dall'attacco di De Napoli, ancora un fallo laterale in favore della formazione di Gemona del Friuli. Gemonese che attualmente si trova al secondo posto del campionato di eccellenza, quota 25 punti assieme al Fontana Fredda, al primo posto naturalmente lo ricordiamo guida il Tiarlins Muzzane, il Vesna invece è all'undicesimo posto a quota 14. Riprende il gioco con il lancio lungo di Riccardo Male sul fronte di destra a cercare il neoentrato Simone Francioni, ancora Tuan che rimette in avanti Albert Kerpan per, proprio per Francioni, ma attenta alla difesa della Gemonese che libera subito, ancora il Vesna che recupera e ancora la Gemonese con Kalin che ferma, interrompe l'azione, Kalin guadagna anche un fallo e c'è anche il primo cartellino giallo ai danni di un giocatore del Vesna, proprio il bomber Albert Kerpan, secondo ammonito di questa sfida, sostanzialmente combattuta ma corretta sino ad ora, secondo ammonito dicevamo che finisce sul taccuino del direttore di gara, il signor Cipolla, dopo il giallo affibbiato a Kalin nei minuti di avvio di questo secondo tempo. Calcio di punizione intanto per la Gemonese, pronto a rimettere lungo Persello, Persello cerca sulla fascia di destra Venturini, ancora la difesa del Vesna che respinge, libera l'area da questa nuova minaccia della Gemonese, Menichini, Menichini prova a tenere il pallone tra i piedi, ancora Kalin che lo perde e allora eccolo il contropiede del Vesna, il numero 8 Marocco che serve a destra Albert Kerpan, prova ad andare via, arriva Persello in scivolata che lo ferma, ancora Venturini che spazza, arriva Goran Kerpan, prova a fronteggiare il numero 7 della Gemonese, ancora il Vesna che riguadagna con De Napoli, la conclusione di De Napoli finisce sul fondo però ed è corner, corner, c'è stata una deviazione da parte di Casarsa probabilmente con il pallone finito sul fondo, quindi calcio dalla bandierina per il Vesna, se ne incaricherà della battuta il numero 14 Tuan.
pronto il fischio del direttore di gara per riprendere il gioco, anzi decide di fermare e andare a richiamare ancora una volta attaccanti e difensori a centro area. Non vuole spinte, non vuole trattenute il signor Cipolla, che sta dirigendo sostanzialmente in maniera equilibrata questa sfida. Tutto pronto per il calcio dalla bandierina. Il tiro di Tuan, si muovono a centro area, il colpo di testa di Menichini però finisce sul fondo, ancora pericolo scampato per la porta difesa da Tusini del Gemonese quando siamo giunti al 21esimo minuto di questo secondo tempo qui al comunale di Santa Croce. Ancora il sostegno da parte dei tifosi del Vesna, i propri giocatori in svantaggio, lo ricordiamo, per una rete a zero davanti al Gemonese, che continua a controllare con molta intelligenza e caparbia il match dopo il vantaggio siglato al 44esimo da Nardi, vantaggio che permetterebbe alla formazione di Pittilino di guadagnarsi il posto nella finalissima del 6 gennaio prossimo, data ancora campo ancora da definire, la data è appunto certa, quella del 6 gennaio. Gioco fermo per un infortunio ai danni di un calciatore della Gemonese, ci pare si tratti di Zuliani, che chiama appunto l'intervento dei massaggiatori. Ora dovrà naturalmente lasciare il campo, sì, è proprio Zuliani che lamenta un dolore alla gamba, viene accompagnato fuori dai massaggiatori della Gemonese, si riprenderà naturalmente con un calcio di punizione, fischiato il fallo in favore dei giallorossi di mister Pittilino. Eccolo il fischio del direttore di gara, lancio lungo di Kalin in area, interviene senza problemi Zucca, che subito rimette in avanti Francioni si appoggia dietro a Tuan prova a rimandarla in avanti dove arriva Menichini, ma in anticipo Persello libera e spazza in fallo laterale. Ci prova ancora il Vesna, che rispetto al primo tempo sta avendo maggiore concretezza in avanti, infatti nella prima frazione di gara tanti gli errori da parte della formazione di casa. Francioni prova a duettare con Menichini, il pallone finisce sul fondo ed è calcio d'angolo. Abbiamo il direttore di gara che appunto indica il tiro dalla bandierina, se ne incarica ancora Tuan, siamo sul settore di destra per quanto riguarda il Vesna. La battuta di Tuan a centro area, si alza di testa Kalin che rimette il pallone però sul fondo e quindi nuovo tiro dalla bandierina, il Vesna rimane in avanti e continua a tenere sotto pressione la difesa della Gemonese. Ancora Tuan dalla bandierina, la palla a girare, ancora spazza ci pare il numero 6 Persello, che guadagna anche un fallo in attacco fischiato dal direttore di gara. Sarà Tusini ad incaricarsi della battuta mentre si sono accesi i riflettori qui al comunale di Santa Croce. Il sole ha fatto capolino dietro le case e naturalmente si giocherà questo finale di secondo tempo sotto le luci artificiali dei riflettori. Si attende la ripresa del gioco con il rinvio di Tusini, il pallone che arriva all'altezza del centrocampo, prova a guadagnarlo, a tenerlo in possesso della Gemonese, ma il Vesna recupera. Francioni si gira di prima a cercare Menichini, in anticipo ancora una volta il portiere della Gemonese. Tusini guarda, alza la testa e lancia avanti a cercare Tocchetto, Tocchetto che guadagna la sfera e resiste all'attacco, all'intervento in scivolata del numero 6 Audic, che spedisce la palla in fallo laterale, ritorna a riproporsi in avanti la Gemonese, che ricordiamo in questo secondo tempo ha avuto una buona occasione al dodicesimo, ancora con Nardi, la conclusione deviata è finita di poco lato del palo della porta difesa da Zucca. Si è ripreso intanto a giocare, ma subito il pallone ritorna in possesso della formazione di casa con un rinvio dal fondo del portiere Zucca. Il pallone arriva a De Napoli, che lo spizzica di testa a cercare Francioni, in anticipo Bortolotti, spazza Bortolotti e interviene il numero 11 Skubla
viene fermato però da Tuan, ancora il Vesna che riparte sul settore di sinistra con Goran Kerpan. Si ferma, Kerpan cerca un compagno di squadra libero, lo trova, il pallone ora arriva in possesso di Audic, lancio lungo di Audic a cercare De Napoli sul settore di sinistra, in anticipo Casarsa mette in fallo laterale. Subito in campo Gianluca Potenza, il capitano del Vesna, ancora la palla che arriva a centro area, Menichini spalla alla porta, prova a girare, a resistere all'attacco della difesa di tre difensori a Gemonese, la conclusione finisce sul fondo, un buon tentativo, sentite gli applausi del comunale di Santa Croce in favore del numero 11 Menichini, Cristian Menichini, classe 1992, che si è fatto valere in questa sfida sino ad ora. Siamo, lo ricordiamo, al minuto 26 di questo secondo tempo, 0-1 il risultato in favore della Gemonese. Si è ripresi a giocare con il rilancio di Tusini, stacca di testa Nardi, ancora la Vesna che recupera la sfera con De Napoli, Audici lancio lungo, anzi scusate, Potenza, Casarsa che recupera ma sbaglia il tocco e la palla finisce in fallo laterale. Il Vesna può rifiatare, riordinare le idee per tentare la manovra giusta per incunearsi tra le maglie della formazione di mister Pittilino. Capitan Potenza rimette in gioco per Kerpan, ma è subito la Gemonese che riparte con Nardi, tocchetto sulla destra, alza la testa, pallone in mezzo, deviato, ancora tocchetto che si fa sfilare la sfera da Audic. Audic lancio lungo dove però non c'è nessuno in anticipo, controlla e ragiona Persello, anzi Bortolotti di testa, arriva a Casarsa ad aiutarlo, ancora la Gemonese che prova a resistere al pressing, al forcing del Vesna che riesce a recuperare un buon pallone, viene messo giù e viene concesso il fallo in favore della formazione di casa, il fallo ai danni di Menichini e sentite appunto le proteste dei tifosi di casa nei confronti del direttore di gara, ma il fallo alla fine è stato concesso e sul pallone si prepara già per incaricarsi della battuta di questo calcio di punizione ancora lui, Tuan, che appunto si è portato su tutti i calci piazzati di questo incontro. Il direttore di gara mette a distanza la barriera, un unico uomo scelto da Tusini, tocchetto, vediamo Tuan, si muovono i compagni di squadra in area, palla sul secondo palo, arriva dalle retrovie Menichini, ancora il colpo di testa ma la parata di Tusini, sfuma anche questa occasione per il Vesna, nulla da fare, attenta alla difesa della Gemonese che continua a mantenersi granitica come lo è stata in tutte le precedenti partite di Coppa. Il pallone intanto è di nuovo in possesso del Vesna, lancio lungo di Kerpan per Francioni, il pallone viene però riguadagnato e difeso dal numero 6 della Gemonese, Persello, e ci sarà un nuovo rinvio dal fondo, possono dunque respirare i giocatori della Gemonese che difendono strenuamente il gol di vantaggio che si portano in dote dal 44esimo del primo tempo grazie alla marcatura di Nardi, lo ricordiamo su errore però del portiere di casa Zucca. Ancora il Vesna che ci riprova in avanti con Albert Kerpan guadagna meta, arriva in area, viene fermato dall'intervento del numero 6 Persello, ancora subito ripreso il gioco con Tuan che prova a rimettere in mezzo, la difesa della Gemonese spazza, arriva anche Tocchetto a dare una mano ai compagni nel reparto difensivo, ma il pallone ritorna in possesso della formazione di casa. Intanto il gioco è fermo perché ci sarà una nuova sostituzione richiesta questa volta dalla Gemonese, primo cambio per mister Pittilino, esce il numero 11 Luca Scubla, entra al suo posto il numero 13 Yuri Marcon, primo cambio dunque per la Gemonese con Marcon che prenderà il posto di Scubla, il numero 11 della formazione di Gemona, che esce tra gli applausi dei propri sostenitori arrivati in gran numero qui al comunale di Santa Croce a sostenere la propria squadra del cuore. Si attendono appunto
di terminare le operazioni per questa sostituzione con Marcon che ha preso il posto di Escubla al 30° di questo secondo tempo. Se n'è andata già la mezz'ora di gioco al comunale di Santa Croce con la Gemonese che conduce ancora per una rete a zero di fronte al Vesna. Il Vesna che continua a provarci, un pressing costante alla ricerca del pareggio degli azzurri di Sandrin, ma la Gemonese anche continua a mantenere appunto l'attenzione e la concentrazione giusta per difendere questo vantaggio. Ora il gioco si è fermato nuovamente perché lamenta probabilmente crampi, un infortunio, il numero 6, anzi il numero 5, Bortolotti, Simone Bortolotti, classe 1994, una delle pedine storiche della formazione di Egemona. Si è alzato subito Bortolotti, allora si può riprendere il gioco senza l'ingresso del massaggiatore in campo. Mette il pallone in avanti Casarsa, ancora il Vesna che lo riconquista subito con il numero 3, il capitano Gianluca Potenza. Subito il pallone rimesso in campo, ancora la Gemonese che lo riconquista. Nardi, pallone per il neoentrato Marcon però non riesce a tenerlo entro il rettangolo di gioco e quindi il Vesna rimette subito in gioco. Errore però di rilancio di Audic e il pallone che finisce ancora in fallo laterale. 32 minuti di gioco, Casarsa per Kalin di nuovo a Casarsa, siamo sul settore di destra. Casarsa rimette al centro del campo dove però non c'è nessuno, in anticipo Albert Kerpan l'aveva riconquistato e subito riperso, è ancora riperso dalla Gemonese. Molte interruzioni di gioco abbiamo visto durante questo incontro, frutto di manovre non perfette da parte delle due formazioni. Intanto è Kalin che guadagna un fallo all'altezza del centrocampo, fallo fischiato dal direttore di gara. Vedremo intanto chi si incaricherà della battuta. Salgono gli 11 della Gemonese, sul pallone il numero 6 Persello lancio lungo a cercare Nardi, ma in anticipo la difesa del Vesna a liberare il pallone, arriva ad Albert Kerpan, subito riguadagnato da Kalin resiste all'attacco di Tuan, rimette subito il pallone in avanti a cercare Nardi, ma ancora il Vesna che lo riconquista, ancora la Gemonese con il numero 4 Ursella, rimessa laterale in favore della formazione ospite. Siamo sul settore di sinistra, se ne incaricherà quindi Zuliani per questa rimessa laterale. Pallone lungo di Zuliani a cercare Nardi prova a mettere giù il pallone, l'intervento del portiere di casa Zucca che spedisce il pallone oltre la recinzione del campo e quindi subito pronti per ripartire con una rimessa laterale. Ancora Zuliani, la Gemonese si tiene alta, Kalin prova ad alzare la testa, si ferma, riparte, ancora Kalin che mette in mezzo, libera il numero 4 del Vesna, Riccardo Male, ancora la Gemonese con Ursella che rimette in avanti per Zuliani prova a rimettere al centro dell'area in anticipo, anzi no, riconquista la sfera a tocchetto, ancora la riperde e il Vesna dunque può ripartire in avanti, lancio lungo a cercare Francioni spizzica di testa, prova a portare via la sfera a Bortolotti, fortunatamente poi l'intervento di Tusini in anticipo su Simone Francioni sventa anche questo tentativo di affondo da parte del Vesna. Lancio lungo ancora alla difesa del Vesna, ancora Nardi che recupera la sfera, prova la conclusione dalla distanza, vede, aveva visto fuori dai pali leggermente Zucca, ma attento stavolta il portiere di casa, interrompe subito rimette in gioco il pallone. Lancio lungo a cercare Albert Kerpan sulla fascia di destra, ancora in anticipo Bortolotti, manda però in fallo laterale, c'è stata anche una leggera deviazione di un giocatore del Vesna e quindi la Gemonese mantiene il possesso della sfera. Si interrompe ancora il gioco perché c'è una nuova sostituzione, secondo cambio nelle file della Gemonese.
questo secondo tempo, mentre siamo arrivati al 35esimo minuto. Uscirà il numero 10, Jonathan Tocchetto, al suo posto il numero 16, Matteo Rigo, classe 1996. Secondo cambio dunque per la Gemonese, Matteo Rigo per Tocchetto. Ottima la prova di Tocchetto quest'oggi, ha difeso e conquistato molti palloni e naturalmente permesso alla Gemonese di portarsi in vantaggio sul finale di primo tempo con la marcatura poi di Nardi al 44esimo. Tanto è Kalin che spara in avanti proprio per Nardi. Nardi va via, resiste alla trattenuta del numero 4 Male, ancora Nardi, siamo sul territorio di sinistra, porta via la sfera, rimette il centro e il pallone che sfila davanti alla porta, non c'è nessun compagno di squadra pronto a ribadire in rete, quindi si salva in questa circostanza il Vesna e guadagna anche una preziosa rimessa laterale. Poco più di 10 minuti allo scadere, salvo recupero, Gemonese che continua a condurre per una rete a zero sul Vesna. Vesna però che non ci sta a perdere la chance di tornare in finale di Coppa Italia Friuli Venezia Giulia e ci prova comunque tentare tutte le strade per provare a raggiungere la rete del pareggio. Ora Etuan che riconquista la sfera a centrocampo, si appoggia sulla destra, il compagno di squadra, pallone per Francioni, respinto dalla difesa della Gemonese. Ora il numero 15 Michael Mansutti. Altro cambio, questa volta per il Vesna, il terzo, esce il numero 7 De Napoli, al suo posto entra il numero 17 Nicolas Inchiostri. Terzo cambio dunque per mister Sandrin, che prova tutte le carte per provare a vedere se i suoi ragazzi ce la faranno a recuperare il gol di svantaggio. Quindi Inchiostri è entrato al posto di De Napoli. In precedenza avevano fatto il loro ingresso in campo Tuan e Francioni per il Vesna. Vesna che ora prova a resistere a un nuovo tentativo di affondo della Gemonese, siamo sul settore di sinistra con Lorenzo Venturini che prova a tenere il pallone in campo, lo rispedisce al compagno di squadra Zuliani che lo perde. Il pallone ritorna in possesso del Vesna, un calcio di punizione fischiato dal direttore di gara, lancio lungo di Riccardo Male a cercare Albert Kerpan in anticipo, libera la difesa della Gemonese, ma il Vesna attento lo riconquista subito con Capitan Potenza che serve sul settore di destra. Menichini strattonato dall'intervento di Kalin che recupera il pallone, lancia subito lungo Nardi tenta di tenere il pallone in campo, ce la fa, prova ad andare via Male, viene fermato irregolarmente e c'è un cartellino giallo e fallo fischiato in favore della Gemonese. Cartellino giallo per Riccardo Male, terzo ammonito dell'incontro dopo Albert Kerpan e Peter Kalin, quindi una nuova possibilità per la Gemonese di impensierire la porta di Zucca, questo calcio di punizione dal limite sinistro dell'area di rigore del Vesna. Sul pallone naturalmente anche stavolta Kalin proverà sicuramente la conclusione a rete, la posizione è molto invitante, si attende che il direttore di gara metta a distanza la barriera e quindi il fischio per questo calcio di punizione. Tutto pronto per la battuta, siamo intanto al 39esimo minuto, fischio, parte Kalin, la sua conclusione potente in porta, intervento di Zucca che manda il pallone in calcio d'angolo, era un tiro molto velenoso, quello di Kalin è stato attento stavolta a Zucca, però la Gemonese rimane in avanti. Nuovo calcio dalla bandierina, ancora Kalin sul punto di battuta. Siamo intanto giunti al 39esimo minuto e mezzo, parte Kalin, il pallone sfila lungo tutta la porta, il pallone che finisce poi in calcio d'angolo, sul fondo per il rinvio dal fondo del portiere di casa Zucca.
Pallone conteso ancora a centrocampo, Tuan per Francioni, ancora colpo di testa di Francioni, lancio lungo di Tuan a cercare Menichini, Menichini lotta contro Casarsa, entra in area Menichini, tiene il possesso del pallone, prova a liberarsi, viene strattenuto, chiedono il calcio di rigore ai tifosi di casa, ma per il direttore di gara va bene così, si può continuare a giocare. Il pallone ritorna comunque in possesso del Vesna con capitan Potenza, rimesso subito in gioco l'intervento di Marcon in fallo laterale, ancora Potenza a cercare Menichini prova ad andare via l'attacco di due giocatori, guadagna la sfera Casarsa, fermato irregolarmente da Tuan, c'è anche il giallo, entrata dura di Tuan, quarto ammonito dell'incontro, il numero 14 Pietro Tuan. Il Lagemonese può approfittarne naturalmente per guadagnare tempo prezioso, siamo giunti al 41esimo minuto di questo secondo tempo, quindi 4 minuti allo scadere più recupero. Gemonese che continua a condurre per una rete a zero grazie alla marcatura di Nardi al 44esimo del primo tempo. Gemonese dunque che inizia ad accarezzare il pass per la finale di Coppa Italia Friuli Venezia Giulia. Fischio del direttore di gara, batte Tusini, il pallone lunghissimo a cercare Nardi, Nardi stacca di testa per il numero 13 Marcon, ma riguadagna la sfera la formazione di casa con Tuan, Tuan si libera, lancio lungo a cercare Menichini sul settore di sinistra, Menichini contro Casarsa, Casarsa in anticipo, pallone in fallo laterale, sale tutto il Vesna, siamo sul finire di questa sfida, ci prova la formazione di mister Sandrini a recuperare lo svantaggio, ma contropiede della Gemonese, Nardi a tu per tu col portiere, tiro debolissimo, parata facile di Zucca su questa conclusione di Nardi, tiro molto debole, non ha impensierito particolarmente il portiere di casa. Intanto si ritornati sul fronte opposto, il Vesna ha provato a lanciare lungo a cercare Francioni, in anticipo Tusini è pronto per rimettere subito il pallone in avanti. 42 minuti di gioco, Vesna 0, Gemonese 1, Vesna che continua a difendere il pallone, ci prova Goran Kerpan, pallone lungo a cercare Albert Kerpan sul settore di destra, ancora il pallone in possesso della formazione di casa, Albert Kerpan spizzica a cercare Menichini, Menichini riguadagna la sfera ma la Gemonese si salva anche in questa circostanza, spara lontano, ancora in anticipo Zucca stavolta che interviene fuori dalla propria area di rigore per mettere in fallo laterale il pallone, un pallone che stava arrivando nuovamente a Nardi. Il pallone tra le mani di Marcon, chiedono di dare il tutto per tutto i tifosi del Vesna, i propri giocatori alla ricerca del pareggio qui contro la Gemonese in questa semifinale di Coppa Italia Friuli Venezia Giulia. 3 minuti scarsi allo scadere più recupero, il pallone ancora in possesso della Gemonese con il numero 4 Ursella, il pallone a cercare Nardi e ancora Kalin, chiamano l'attenzione del direttore di gara, i tifosi, aveva alzato infatti la bandierina l'assistente Munitello e quindi fischiato l'offside, parte subito il Vesna, pallone in avanti a cercare Francioni in anticipo, la Gemonese rimette in avanti, ancora Tuan per Francioni, non si intendono però i due compagni di squadra, la pallone ritorna comunque in possesso del Vesna con il numero 8 Marocco a cercare Albert Kerpan, prova a girarsi ma in anticipo Persello per Marcon, ancora Casarsa che lancia lungo a cercare ancora Persello, prova ad andare via Persello, 2 contro 2, Persello serve Nardi, Nardi a centrare alla conclusione, nulla da fare anche in questa occasione, tiro debole, parata facile per Zucca che rispedisce subito in avanti e il pallone ancora di nuovo in possesso della Gemonese, guadagna il fallo Michael Mansutti. Si ferma dunque il gioco per questo nuovo calcio di punizione, probabilmente ci sarà anche una nuova, nessuna nuova sostituzione, si attende l'indicazione dei minuti di recupero
Per questo finale di secondo tempo siamo al 44esimo e 45 secondi, pallone in possesso della Gemonese con Kalin che mette avanti sul settore di sinistra, ancora il pallone recuperato dal Vesna, Tuan lancia lungo dove però non c'è nessuno, in anticipo Bortolotti spazza e il pallone ritorna in possesso di Potenza, il capitano del Vesna, che lancia ancora lungo sul fronte opposto in anticipo Persello, poi recupera il numero 7 Venturini, che cerca ancora la testa di Nardi, recupera il pallone Marcone, ancora il numero 6 del Vesna che va via col pallone sul settore di destra, guadagna il fallo Audic. 4, saranno 4 i minuti di recupero, se n'è andato già a metà del primo, tutte le speranze del Vesna in questo scampolo di secondo tempo per provare a recuperare lo svantaggio che vede la formazione di casa sotto per una rete a 0. La Gemonese invece si è barricata in difesa in questa circostanza, nessun problema dal calcio di punizione, il pallone è finito sul fondo, Tusini lo sistema all'interno dell'area piccola, pronto per il rinvio. Squadre dunque molto attente in questo finale di secondo tempo della semifinale di Coppa Italia Friuli Venezia Giulia. Rinvio di Tusini, cercano i tifosi del Vesna di sostenere i propri ragazzi in questo finale di partita. Il Vesna che sino ad ora solo in una circostanza è andato vicino alla rete del pareggio in questo secondo tempo, si è difesa in maniera egregia anche stavolta il reparto arretrato della Gemonese. Intanto ci prova Nardi sul settore di destra all'altezza del calcio della bandierina, si porta proprio sulla bandierina Nardi tentando di guadagnare un calcio d'angolo, ma è attenta la difesa del Vesna. Si riprenderà dunque con un rinvio dal fondo, 46 e 47 sul cronometro in questo secondo tempo, se ne sono andati 2 minuti dei 4 concessi dal direttore di gara, il signor Cipolla di Udine, che ora concede un calcio di punizione in favore della Gemonese, momenti di scaramucce tra Francioni e un giocatore della Gemonese, va a dividerli il direttore di gara. Tanto se ne continua a scorrere il cronometro e minuti naturalmente importanti per la Gemonese, che continua ad accarezzare il pass per la finalissima di Coppa Italia Friuli Venezia Giulia. Il lancio di Kalin fuori misura, però finisce in fallo laterale, allora il Vesna si rigetta in avanti, rimessa lunghissima a cercare Albert Kerpan, recupera il pallone a centrocampo la formazione di casa, ancora la Gemonese che la rinvia in avanti, Nardi il tocco di braccio, se ne accorge il direttore di gara e quindi calcio di punizione per il Vesna. Tutti in avanti i ragazzi di mister Sandrin, pallone che arriva in area di rigore, lo guadagna Menichini spalla alla porta, provano ad andare via, chiedono il fallo e lo ottengono, il direttore di gara Cipolla vede il tocco di braccio probabilmente di Menichini e concede il calcio di punizione alla Gemonese. Meno di un minuto allo scadere qui al comunale di Santa Croce, Vesna 0, Gemonese 1, il pallone tra i piedi di Tusini, guadagna ancora secondi preziosi il portiere della Gemonese, chiedono quelli del Vesna che si acceleri nella ripresa del gioco, il pallone viene rimesso da Tusini in avanti, Nardi spalla alla porta, guadagna la rimessa laterale, ancora scaramucce, battibecchi tra il capitano del Vesna Potenza, il numero 9 Nardi, l'autore della marcatura che sta consentendo alla Gemonese di condurre per una rete a 0. Subito rimesso in gioco da parte di Marconi il pallone, ma ancora il Vesna che recupera la sfera, lancio lungo a cercare Francioni, ancora pallone in fallo laterale. Se ne sono andati i 4 minuti di recupero e il triplice fischio finale, la Gemonese vince per una rete a 0 sul Vesna al comunale di Santa Croce e guadagna il pass per la finalissima di Coppa Italia Friuli Venezia Giulia. Match winner il numero 9 della Gemonese Nardi, grazie infatti al suo gol al 44esimo del primo tempo che i ragazzi di mister Pittilino sono riusciti a conquistare la vittoria finale sulla formazione del Vesna. Onore comunque ai ragazzi di Santa Croce che hanno
lottato per tutto il match, ma la Gemonese si è dimostrata ancora una volta superiore agli avversari e quindi la squadra di mister Pittilino andrà a giocarsi la finalissima di Coppa Italia Friuli Venezia Giulia il 6 gennaio prossimo. Ecco gli applausi che vedono i tifosi della Gemonese onorare la prestazione dei propri beniamini qui al comunale di Santa Croce. Risultato finale dunque: Vesna 0, Gemonese 1, il marcatore al 44esimo del primo tempo, Nardi, il finale dunque, la Gemonese che va in finalissima di Coppa Italia Friuli Venezia Giulia.